A tutti, buonasera. Parliamo ancora questa volta di coronavirus. Rete 8 Economy ha già fatto quattro trasmissioni, questa è la quinta, e stiamo toccando un po' tutti i comparti, anche se questa pandemia ha portato crisi in tutti i settori. Ospiti in studio questa sera abbiamo alla mia destra Florio Corneli della Buonasera, Federmanager. buonasera. Poi abbiamo Carlo Lizza, Fiorenzo. emerito docente di scienze manageriali. Meglio Fiorenzo. Fiorenzo va meglio. Sì, perché Carlo è la buonanima di mio fratello. Perfetto. Allora, Fiorenzo Lizza, che poi lo chiamano Renzo, come me, quindi non è manco Fiorenzo. Quindi abbiamo Buonasera a tutti. in collegamento da Siena un giornalista economico del Corriere della Sera, il dottor Fabrizio De Marinis. Buonasera, De Marinis. Buonasera a tutti voi, buonasera. Buonasera. Allora, dicevo, parliamo dell'informazione al tempo del coronavirus. Vorrei entrare in questa quinta trasmissione un po' a gamba tesa, dicendo innanzitutto che nulla sarà uguale come prima, dopo questa pandemia. Come cambierà la nostra vita dopo il coronavirus? Gli psicologi dicono sfiducia nell'altro e aumento della povertà. Sarà così? Non lo sappiamo. Diciamo intanto subito che l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo, l'UNCTAD, afferma che il rallentamento dell'economia globale causato dall'epidemia coronavirus avrà un costo di almeno un trilione di dollari. La società McKinsey, Company, che ha fatto una pubblicazione Covid-19 Implication for Business, i possibili scenari economici che potrebbero realizzarsi. Ci potrebbe essere una immediata ripresa, un rallentamento globale e una recessione guidata dalla pandemia. Quindi, come vediamo, al centro di tutto c'è l'andamento di questa pandemia, perché dipende da quando finirà e se finirà e noi potremo riaprire imprese, aziende e quant'altro. Io comincerei con il dottor Corneli. Grazie, buonasera a tutti. Noi chiaramente avremo un ante coronavirus e un post coronavirus, come abbiamo avuto un post smartphone, un ante smartphone e un post smartphone. Però io volevo cogliere da manager, da dirigente d'azienda, quale sono, da dirigente di un'associazione professionale quale la mia, volevo cogliere pure degli aspetti positivi di andare verso una realtà diversa da quella che ante coronavirus. Nel senso che l'Italia aveva intrapreso una strada che era una strada in discesa dell'economia, non reggeva più il passo della competizione internazionale, l'Abruzzo in questo non reggeva il passo delle regioni del nord, la stessa Pescara, stavamo assistendo, per avere un quadro completo delle tre comunità in cui sono inserito, stavamo assistendo a un lento ma continuo declino della città. Per cui adesso questo è un momento di riflettere. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare a mio avviso? E poi magari quando ci entrerò nel secondo passaggio lo deluciderò un po' meglio. Noi dobbiamo fare assolutamente le cose che dovevamo fare prima, solo che stavolta le dobbiamo fare. Perché se non le facciamo, non le facciamo, corriamo dei rischi enormi. In Italia da un po' di tempo, in Europa da molto più tempo, nel mondo ancora prima, si parla dell'impresa 4.0. C'è stata una legge importantissima, che è quella del ministro Calenda, a
abbiamo cominciato a fare qualche cosa, però poi alla fine abbiamo accumulato in termini di tecnologia dei ritardi incommensurabili rispetto al resto dell'Europa. L'Abruzzo, a mio avviso, se togliamo la realtà delle multinazionali, è andata ancora peggio. Noi come federazione durante questo periodo abbiamo avuto modo di riflettere, abbiamo avuto modo di sentirci, di lavorare a distanza, di progettare delle cose, abbiamo parlato dentro di noi di merito e di competenze. Abbiamo parlato, l'Italia, l'utilizzo del merito e della competenza, l'Abruzzo è ancora meno dell'Italia, c'è ancora un poco utilizzo delle competenze, il merito è ancora qualcosa, un riconoscimento da venire. Adesso speriamo che pure queste cose ritornino al centro dell'attenzione, ritornano per poter cominciare a declinare non più una situazione di economia in caduta, ma ad una situazione di economia in ripresa. Sicuramente le risorse economiche, il coronavirus, lo diceva il nostro coordinatore della trasmissione, lo diceva il dottor Labarile, sicuramente assorbirà tante di quelle risorse economiche, che ne rimarranno poche, però ci sono, bisogna essere intelligenti e bisogna saperli usare. Voglio usare, prima di chiudere questo mio primo intervento, un esempio riguarda le cose buone fatte dalle nostre comunità, poi tutte senza soldi. Io l'altro giorno, mi sembra il 16 o il 17, è stata approvata una legge regionale che finanziava delle iniziative a beneficio delle ATER su di 1,5 milioni, poi non è una grande cifra, però è un segnale positivo, perché se vogliamo ripartire con l'economia bisogna mettere sicuramente l'edilizia, è intesa non più come edilizia abitativa, ha un suo ruolo. La regione Abruzzo ha cominciato bene, a mio avviso, ha dato un segnale positivo, adesso si tratta di andare oltre. Vediamo cosa ne pensa Fabrizio De Marinis. Fabrizio. Ecco, sì, la materia è, direi, epocale e complessissima. Dicevi? Ma noi siamo una città del lavoro, noi abbiamo insegnato al mondo a declinare l'arte sovrana del fare, no? Con le nostre grandi repubbliche, con la nostra civiltà che via via ha estrinsecato modelli seguiti da quelli che i nostri professori di storia chiamavano i barbari, che ancora forse sono rimasti molto barbari, perché mentre noi, diciamo, abbiamo sviluppato negli ultimi decenni, diciamo, modelli anche esportativi molto ricchi, ricordo sempre che noi abbiamo un export che supera i 500 miliardi, e quindi siamo un paese, un modello economico invidiato, strutturalmente molto coeso e composto a certi livelli, come dire, noi siamo il secondo produttore europeo, in molti casi siamo i primi in Europa, superiamo anche la Germania nel metalmeccanico in molte dimensioni, quindi soprattutto nell'export di macchinari, quindi abbiamo, diciamo, un'economia di qualità molto elevata. Quindi oggi va, come dire, scissa un po' per la dimensione della crisi, che è epocale, mondiale, lo vediamo tutti, come dire. No, noi credo si debba distinguere tra il contingente e invece una politica profonda di qualità, quindi l'eccellenza italiana nel mondo che noi abbiamo perseguito. L'Abruzzo ha da tempo intrapreso questa strada, ed è indubbiamente la lunga rotta da seguire. Poi i momenti contingenti chiaramente ci saranno, ci sono, come sempre abbiamo fatto, e non ci dobbiamo spaventare, no? Abbiamo sempre superato nella nostra storia grandi crisi. L'Abruzzo, se pensiamo che Pescara fu totalmente rasa al suolo con oltre 100.000 morti, e Pescara è rinata, è risorta, quindi noi non ci dobbiamo perdere d'animo. Forse un po' meno movide, un po' più serietà nell'affrontare questi problemi, è un richiamo al governo, perché il governo fino ad oggi, diciamo, grandi numeri per poi partorire spesso topolini.
Ora, molti strumenti, poi se volete rientriamo in questo, sono stati anche definiti e configurati. Per esempio nel decreto rilancio all'articolo 26 c'è questo nuovo veicolo finanziario dove viene istituito un fondo patrimonio per le piccole e medie imprese che andrà poi gestito da Invitalia. Cioè ci sono strumenti che il governo si è dato. Il problema dell'aiuto, mentre in paesi che poi sono quelli più virtuosi immediatamente sono arrivate nelle tasche dei cittadini e delle aziende contanti, ma nel giro di neanche una settimana, e qui da noi si continua un po' così a tirar fuori decreti, aiuti, fino ad oggi addirittura le casse integrazioni non sono neanche arrivate in molti settori. Quindi il problema della ripresa contingente è indubbiamente legata ad aiuti concreti, quindi non solo a decreti che poi prima di attuarli ci vorranno strumenti legislativi, quindi anche il decreto rilancio, ma niente, si passa a ottobre, novembre. Quindi ecco, se si giocasse un po' meno le tre carte, forse potremmo entrare in una concretezza. Indubbiamente l'economia locale e le piccole e medie imprese hanno bisogno di aiuto, e questo è un dato di fatto. Quindi una crisi. Benissimo. Grazie, c'è? Grazie Fabrizio, ci ritorniamo. Sì. Perché anche perché qui abbiamo bisogno di parlare di economia reale, abbiamo bisogno di parlare, perché ci sono piccole aziende, piccole e medie aziende che non hanno liquido in cassa, e non avendo liquido in cassa non possono procedere, addirittura alcune non possono nemmeno riaprire. Questa è la situazione. Ma intanto sentiamo il professor Lizza. Una riflessione immediata che viene da fare quando si è immersi in una situazione così anomala ed eccezionale è questa. Ognuno di noi può aver maturato una esperienza al termine della quale deve riflettere, deve chiedersi che cosa mi ha insegnato questa esperienza, che cosa posso ritrarre io da questa esperienza, che sia positiva o negativa è indifferente, è un moto del nostro essere, dell'intelletto, dell'anima e del corpo che ha affrontato una situazione. Ebbene, che cosa ne è venuto fuori di noi? E allora il problema è che c'è l'imprenditore che ha vissuto un certo dramma, c'è il dipendente che ha vissuto magari un altro dramma per la perdita del posto di lavoro, ci sono i papà di famiglia che senza lavoro si trovano ad affrontare condizioni di vita veramente molto molto precarie. E allora di fronte a una situazione così disastrata, la riflessione individuale deve trascenderci, deve andare al di là di ogni singolo individuo e cogliere la collettività, però elevata nella sua espressione gestionale, qual è il governo. E allora la riflessione individuale deve essere portata avanti anche all'apice di chi gestisce il potere. E allora, per il governo, evidentemente, qualsiasi governo di fronte a un imprevisto del genere, non credo che fosse preparato. A me fa ridere, dici che la Germania era preparata a tutto, ma a me fa ridere, insomma, non era preparata a tutto, perché nessuno poteva immaginare una esplosione siffatta. Allora, riflette. Questa esperienza, diciamo così, acquisita a livello della società, fa riflettere il governo, che prende dei provvedimenti. Questi provvedimenti poi non sono il frutto della invenzione estemporanea, ma ascoltano i tecnici, nel nostro caso tutti gli scienziati, i medici, e ascoltano i competenti nel campo della sociologia, ascoltano i competenti nel campo dell'economia e prende dei provvedimenti, i quali provvedimenti ricadono su tutta la collettività.
Forte di questi provvedimenti, ogni singolo individuo, e quindi torno all'individuo, no? Parto dall'individuo, arrivo alla collettività espressa dal potere politico e dal potere politico ritorno all'individuo. Cosa fa l'individuo? Che atteggiamento assume di fronte alle scelte che il governo fa? È chiaro che un punto chiaro, inequivoco deve essere che di fronte a questa realtà i provvedimenti che vengono presi, le soluzioni individuali che vengono assunte hanno sempre carattere di provvisorietà, estemporaneità. Dopodiché, passato o affievolitosi il dramma del momento, occorre di nuovo riflettere, occorre di nuovo ripensare, ragionare per capire quale ulteriore strada possiamo prendere. E allora, se il governo, adesso butto lì una banalità, se ci sono decisioni per le quali c'è bisogno di mantenere una distanza di sicurezza, c'è bisogno di portare la mascherina, non è che sono cose buttate lì tanto per creare fastidio alla singola individualità, eppure qualcuno magari non ha ancora ragionato che queste banalità possono avere il loro significato. E allora la scelta individuale che ognuno deve fare è quella di trovare una via per poter sopravvivere, una via per poter sopravvivere, così come certe aziende hanno difficoltà con il rischio di chiudere, altre aziende hanno trovato una via per sopravvivere proprio grazie al coronavirus. Adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria e poi riprenderemo con De Marinis e con Florio Corneli. Bene, ritorniamo dagli studi di Rete 8, Rete 8 Economy, stiamo parlando dell'informazione al tempo del coronavirus. Abbiamo nelle altre trasmissioni scelto dei comparti ogni volta per cercare di approfondire e capire che cosa stava succedendo. Sicuramente per una regione come l'Abruzzo e per un paese come l'Italia, avere dei problemi per quanto riguarda il turismo che si ferma è effettivamente una crisi violentissima, una crisi che non viene da motivi precisi, ma viene dalle paure, viene da tante cose, per esempio salire su un aereo e pensare che in quel sedile si è seduto uno che era ammalato, oppure uno che ha starnutito. Quindi, voglio dire, le paure sono la prima causa, anche se effettivamente il coronavirus c'è ed è tra noi, però questo non significa che tutti quanti possiamo vincere questa paura. L'iniziativa del bonus turismo è stata elaborata da un gruppo, il gruppo Posso, ma è stata concepita per essere un'idea di tutti per tutti. La cooperativa Posso è un'azienda dinamica che opera in Abruzzo nel settore dell'ambiente e del turismo, collabora con enti, diffonde la sensibilità ecologica, divulga la cultura scientifica e quant'altro. Quindi diciamo subito turismo. Corneli. Noi, a mio avviso, oggi, senza voler andare su un'economia autarchica, no, che sarebbe antistorica, sarebbe, però dobbiamo recuperare alcuni valori. Il senso dell'appartenenza a una comunità, che è la comunità abruzzese. Sì. Lo dobbiamo recuperare, lo dobbiamo percorrere. Allora il cittadino deve ritornare a prendere il caffè sotto il bar, di sotto casa, deve andare a fare la spesa nel supermercato vicino, deve cercare di comprare prodotti italiani,
deve cercare le imprese di fare sistema all'interno di uno spazio più ristretto rispetto a quello cui era abituato, perché la fortuna di qualcuno diventi la fortuna di tutti. Noi dobbiamo percorrerlo, perché la mobilità, quando si parla di turismo chiaramente si parla di mobilità, la mobilità extraterritoriale sarà una mobilità almeno per qualche tempo abbastanza contenuta, quindi dobbiamo recuperare una mobilità che sia quella del territorio. Sul territorio, vi dico francamente, per un'esperienza vissuta, e che sto vivendo ancora, ci sono delle competenze che non fanno in miglia alcuna a quelle delle maggiori università, delle maggiori società di informatica, di elettronica, che si possono trovare in territori più ampi, più progrediti rispetto alla storia. Il dottor De Marinis viene da un territorio in cui sul piano delle competenze dell'impresa 4.0, dell'innovazione, dei manager dell'innovazione, è un territorio che sta all'avanguardia, a mio avviso stanno più avanti pure rispetto alla stessa Lombardia, per noi è un riferimento. Però accanto a questo dobbiamo avere la capacità, ecco, Confindustria stiamo facendo un percorso importante al riguardo, la capacità di sviluppare le competenze che ci sono sul territorio, le professionalità che ci sono sul territorio, perché solo facendo crescere la cultura, il professor Lizza qua che a mio fianco mi insegna qualche cosa, solo facendo crescere la cultura manageriale, la cultura imprenditoriale, la cultura, il senso dell'appartenenza al territorio, riusciremo a mio avviso ad uscire, a stemperare un po' quelli che sono gli effetti negativi della crisi. Noi come Federmanager abbiamo preparato un documento che consegneremo prima di tutto alla stampa, poi consegneremo alle autorità locali, abbiamo radunato intorno a un tavolo, riunito intorno a un tavolo le migliori competenze del territorio, i migliori manager più importanti del territorio, dice, vabbè, una volta tanto proviamo a ragionare non in termini di impresa ma in termini di comunità. Devo dire, è stato un esercizio meraviglioso viverlo, il prodotto che ne è venuto fuori è un prodotto di alta qualità. Sì, certo. Speriamo di trovare quella giusta audience, perché a volte, prima ho citato un esempio molto positivo della regione, poi non voglio dire di chi l'ha fatto, però sicuramente viene dal compartimento tecnico della regione Abruzzo, però sul piano dell'approfittare delle managerialità, delle competenze che ci sono sul territorio, vedo ancora che le logiche dell'appartenenza politica fanno da premio rispetto a quelle che sono i meriti. Grazie al dottor Corneri. Sentiamo Fabrizio De Marinis, Siena. Ecco, sì, indubbiamente il turismo è uno dei settori che contingentemente, come diceva giustamente il professor Lizza, stare attenti, non bisogna creare allarmi. La nostra è una civiltà del lavoro, l'Italia è uno dei primi paesi al mondo come capacità produttiva e dirompente sui mercati. Le nostre aziende primeggiano in tutto il continente, dovunque. Quindi voglio dire, questo è il dato certo, diciamo. Le eccellenze abruzzesi lo dimostrano anche, no? Che l'Abruzzo, l'abbiamo detto tante volte, eccelle in innumerevoli settori, dall'alimentare al farmaceutico, alla meccanica, all'elettromeccanica, alla metallurgia, no? Ci sono aziende potentissime che navigano i mercati internazionali. Quello che diceva Corneli è saggio, indubbiamente la comunità, la condivisione, i distretti, il potenziamento del territorio. Il nostro purtroppo è un paese dove i governi nel passato, forse nel primo dopoguerra, effettivamente c'è da rimpiangere altri periodi dove ci sono stati irroramenti grossi del territorio. E ora chiaramente di fronte ad una contingenza così devastante come questa, non solo per noi, e teniamo presente che la Renault per esempio rischia di scomparire, se adesso il governo francese non avesse già stanziato parecchie decine e decine di miliardi, non ci sarebbe più la Renault, per dire, no? Quindi è così, sta succedendo in tanti paesi. Ora, se io porto sempre
per esempio la Svizzera o l'Austria, o paesi dove diciamo le politiche di progressione del territorio sono concrete. Ecco, quindi da noi tutto questo, ci sono stati periodi dove effettivamente ci sono stati finanziamenti a pioggia, molto criticati anche per la gestione, però la via è quella lì, cioè se oggi un imprenditore per esempio nel settore turistico che è costretto a riaprire con il 50% della potenzialità o industrie che si sono fermate per 2 mesi, 3 mesi e più che hanno perso grinta e mercato, e se non hanno un contribus concreto, immediato, tutto è vano. E ora non è che uno vuole essere critico per forza verso questa attuale gestione, che indubbiamente il governo che si è trovata di fronte ad una contingenza unica, nella sua fattispecie inimmaginabile. E il problema però è che di denari non se ne vedono. Anche questo bonus turismo in verità è una continua cessione di crediti, se non di debiti, perché io utente ricevo il 20% di sconto che mi posso detrarre, vado da un gestore di un albergo, di uno stabilimento, e gli dico: bene, io vengo da te, ti pago 450 euro, ma che ti pago? Ti do un tuo eventuale credito che tu potrai detrarre l'anno successivo. Quindi, voglio dire, è un giro incredibile, faraginoso. Ora, ci sono paesi dove, come avevo detto prima, a distanza di neanche una settimana i soldi sono arrivati direttamente sul conto corrente dei cittadini. Ecco, questo avrebbe dovuto fare un governo, o avrebbero dovuto fare degli amministratori sapienti. Immediatamente nelle tasche degli italiani dovevano arrivare soldi suonanti, non decreti, poi ci vogliono gli strumenti attuativi dei decreti. Quindi va bene, se si vogliono rassicurare gli italiani a parole, questo è un altro discorso, ma l'economia ha bisogno di concretezza. Ora, io sono convinto di un fatto: l'Abruzzo è una terra antica e, come si dice, severa, e di grandi lavoratori, perché se noi andiamo a vedere cosa hanno fatto anche gli abruzzesi emigrati nel mondo, abbiamo casi incredibili. Quindi noi ce la faremo. Ecco, si tratterà adesso di capire dove e come. Certamente il problema è serio, cioè non è che qui cioè un imprenditore o un imprenditore turistico, ma io sono qui adesso momentaneamente confinato a Siena, lì sono al disastro, cioè qui hanno soppresso i due pali con un danno plurimiliardario, tenete presente che due pali fatturavano diciamo o meno della Fiat, con un giro di milioni e milioni e milioni di euro di indotto e di derivazione da tutto quello che si può immaginare. Ci torniamo, De Marinis, ecco. Ci torniamo tra poco. Sì. Volevo chiedere. Ecco perché prima parlavo io di economia reale, cioè il problema, ciò che viene scambiato per fondo perduto, per che invece è un debito, non ci rasserena né ci rassicura su queste argomentazioni, perché la piccola e media impresa, lo ribadisco, ha bisogno di cash, ha bisogno di denaro. Cioè il denaro, quello che tintinna, quello che si sente, che si tocca, perché è inutile fare dei bonus, prima stava dicendo molto giustamente il collega da Siena, ma certo, è inutile parlare di questo, dobbiamo parlare di cose concrete, professor Lizza. Io sono convinto di un fatto che storicamente ha il suo correlato. Ogni crisi grave che possa essere, in un certo senso, opera a livello di Darwin, no? Oppure, come diceva Malthus, eliminiamo quelli più fragili. Ogni crisi deve dare, e sono convinto che ciò accada, agli imprenditori piccoli, meglio o grande che sia, opportunità di cogliere le cose nuove,
ogni crisi deve indurre, facevo prima una riflessione, no? Ogni esperienza deve indurre la riflessione, deve indurre ogni imprenditore a dire cosa posso fare io adesso. È vero che c'è bisogno di denaro, ma quando anche ci fosse il denaro in una condizione simile, che cosa può fare ad esempio un ristorante? Stiamo parlando del turismo, il turismo ha poi tutta una serie di legami, no? Quello più significativo è che il turismo non può essere confinato alla nostra regione o alle regioni finitime, ma deve attrarre da fuori. Ma il virus non è un fatto nostro, il virus è un fatto diffusissimo. E poc'anzi, giustamente, il coordinatore parlava di paura. Di paura. Credo che allo stato attuale la paura si sia un po' stemperata, non fosse altro che le segnalazioni che vengono circa i nuovi contagi, le morti, lasciano intendere che qualche momento di tregua ci sia. Ma un imprenditore che cosa può fare? Allora, un imprenditore deve ridurre, abbiamo parlato dei ristoranti, bar e ristoranti mare sono i settori nei quali più si sono addensate le preoccupazioni, proprio perché tra l'altro poi arriva anche il cinema e arriva i teatri, perché c'è un assembramento. E allora, per evitare l'assembramento e i nuovi rischi, allora la capacità produttiva viene dimezzata. Cosa si può fare per sfruttare la capacità produttiva? A me viene da fare un'altra riflessione. Può darsi che gli imprenditori che piangono la carenza di liquidità non abbiano nel passato costituito una scorta di liquidità grazie a risultati favorevoli dell'attività precedente, una sorta di capitalizzazione. Io non vorrei che il piangere per avere soldi a fondo perduto, ed è un fatto positivo, ci mancherebbe altro, mentre quelle più avvedute, a mio avviso, potrebbero o dovrebbero attingere a eventuali, scorte di liquidità accumulate, insomma. Perché non è pensabile che la difficoltà della crisi attuale butti una cattiva ombra sul passato e tutte le cose sono andate male. Allora, il vero imprenditore, colui che sa di rischiare, ma non allo stato attuale rischiare per fenomeni esogeni che non lo riguardano perché c'è il virus, ma ogni imprenditore sa che la propria attività è un'attività di rischio, può andare bene come può andare male. Ed è pensabile che se sinora le attività non hanno chiuso da decenni a questa parte, evidentemente c'è stato un accumulo di liquidità o, se volete, un accumulo di patrimonio, dal quale patrimonio si potrebbe attingere per dare un avvio, in attesa che poi correttamente i danni subiti per la forzata chiusura vengano in parte, dubito totalmente, ma vengono in parte compensati dall'intervento pubblico dello Stato. Ecco allora il ruolo imprenditivo, la serietà dell'imprenditore. Io dicevo che le crisi fanno maturare aperture mentali nuove, perché non si poteva pensare che in giro non si vedesse nessuno. È una novità che sconvolge la mente dell'imprenditore. E anche poc'anzi le diceva del manager, ma il manager è la stessa cosa. Il manager attua, l'imprenditore pensa. Allora l'imprenditore deve pensare e dire, beh, io torno a rischiare. Ora, se ci sono le norme che ti impediscono certi tipi di attività, questo è un altro dato. Però la necessità della liquidità è senza ombra di dubbio ineliminabile, è come l'aria che si respira. Però a me piacerebbe sentire qualche imprenditore che dicesse: le cose sono andate male, però sono andate bene prima e io nel mio ruolo individuale e sociale, che io, perché ho anche un ruolo sociale, quello dell'imprenditore, attingo al mio patrimonio per poter riavviare il lavoro, e quindi il riavvio del lavoro significa anche pensare alla ripresa di una certa occupazione. Grazie al professor Lizza. Io vorrei soltanto aggiungere qualcosa. Abbiamo già detto che il settore turistico è il più severamente colpito, questo l'abbiamo detto.
Coronavirus fa crollare il turismo, Confindustria Abruzzo punta sul taglio delle tasse e voucher per chi in futuro sceglierà la vacanza in Abruzzo. Facciamo un esempio, due piccole località balneari, non lo so, Giulianova e Ortona. Chi gestisce un hotel a Giulianova o a Ortona in 3 mesi, 4 mesi guadagna o incassa per vivere per tutto l'anno. Se non apre nemmeno in quei mesi o apre solo un mese, dice tanto vale non aprire perché avrò delle spese fisse che comunque dovrò pagare e non so se mi conviene farlo. E molti stanno pensando questo. Risponderà a questa domanda prima De Marinis, perché non vorrei che mi andasse via il collegamento, e poi il dottor Corneli, ma c'è la pausa pubblicitaria. Subito dopo, prima De Marinis e poi Corneli. Bene, ritorniamo dagli studi di Rete 8, Rete 8 Economy. Stiamo parlando della informazione al tempo del coronavirus. Avevamo appena concluso un intervento sul turismo, avevo fatto io degli esempi che voglio che commenti De Marinis e poi dopo Corneli. Vediamo. Certamente sono d'accordo con il professor Lizza su molti punti, effettivamente l'imprenditore rischia, ecco. Però non dimentichiamoci che lo Stato è il padre, come dire, putativo di una realtà di uomini, no? Che si danno un governo, che si danno, ecco, lo Stato deve esserci, non può non esserci, il governo non può non esserci. Io ricordo tempo fa incontrai un imprenditore italiano che aveva aziende in Italia, aziende in Francia, aziende in Germania, e lui diceva che sentiva questa differenza. Addirittura lui attendeva mensilmente il funzionario del Ministero dell'Industria francese che andava da lui e gli faceva un'analisi dei mercati che lo lasciavano sempre di stupido. Cioè, neanche i miei manager fanno queste analisi. E gli diceva: c'è questa contingenza, noi la defiscalizziamo qui, qui, qui e qui. C'è stata la guerra lì, quindi le materie prime hanno dei costi diversi, con una precisione matematica, scientifica. Ecco, questo purtroppo da noi manca. L'imprenditore e chi intraprende si sente spesso isolato, soprattutto in una circostanza di crisi epocale come quella che stiamo vivendo, senza entrare nei particolari, perché attenzione, perché anche i nostri servizi stanno indagando sul fatto che questo coronavirus non sia un fatto del tutto slegato da grosse lotte internazionali, si può dire di tutto e di più. Quindi voglio dire, bisogna stare attenti, perché lo Stato ci deve essere. Quindi giustamente Confindustria fa una richiesta al governo, anche, come dire, con voce ferma, questo ci deve essere. Cioè, siamo d'accordo, l'imprenditore che ha una funzione sociale è un uomo che pensa, che innova, che si impegna. Però un imprenditore oggi nel settore del turismo, come dicevamo prima sulla costiera abruzzese, ma questo anche in Francia o altrove, da noi forse di più, perché chiaramente, come dire, la crisi c'è, ha devastato un intero settore, la nostra economia. Noi abbiamo un PIL dove il turismo pesa in maniera consistente, no? Anche e soprattutto per le ricadute. Ecco, cosa fa un imprenditore che per 3 mesi non ha potuto incassare e poi non incasserà, perché adesso abbiamo appena ripreso, quindi vediamo che cosa succederà. Forse come dire, la capacità imprenditoriale starà nel trasmettere sicurezza ai futuri avventori, quindi efficienza come dire, nel trasmettere, come stanno facendo per esempio in costiera napoletana. Voi sapete tutta
dove lì stanno facendo grossa propaganda all'estero, sottolineando l'altissimo livello di qualità, l'altissima attenzione a tutto, quindi come dire, disinfezioni continue, in modo che l'avventore ne venga rassicurato. Questo credo possa essere una via oggettiva, però ripeto, qui ci deve essere, come dire, denaro contante da parte del governo e da parte dello Stato. Altrimenti lo Stato che funzione ha? C'è da chiedersi questo, no? Cioè, quindi lo Stato è importante. Grazie De Marinis. Corneli. Sì, ho sentito con veramente soddisfazione, non l'avevo conosciuto, ma hanno detto che lo dovevamo vedere questo documento di Confindustria, ma sento con viva soddisfazione, perché io sono convinto che il problema, noi, che è il mondo delle competenze, gli industriali che rappresentano il mondo delle imprese, la regione che rappresenta il mondo della politica, dobbiamo sederci intorno a un tavolo e fare sistema sulle cose che interessano alla nostra economia, alla nostra comunità. È vero quello che dice De Marinis, ha ragione, dice poi i soldi ci servono, no? Sicuramente ci servono, però cominciamo pure da riflettere perché questi soldi non vengono spesi quando ci sono, solo per colpa del governo oppure perché c'è una burocrazia che funziona male, che fa in modo che questi soldi non arrivano all'utente finale. Allora, se questi anelli sono collegati tra di loro, cominciamo a vedere quali sono quegli anelli che creano resistenza, che creano attrito alla trasmissione e cominciamo ad eliminarli, cominciamo a oliarli, perché io sono convinto che la burocrazia poi alla fine, una rivisitazione della burocrazia non costa niente, produce solo soldi, perché poi alla fine se c'è meno gente che vede le carte e chi gira le carte è un guadagno per tutti. E alla fine l'utente finale, che poi molte volte è l'imprenditore, l'utente finale, gli arriva le autorizzazioni, le licenze, in una maniera molto più facile. Mi diceva un amico mio industriale, mi diceva, guarda, però io ho messo 6 mesi per aprire uno stabilimento produttivo in India, l'ho fatto a Londra, ci ho messo 2 anni, a Torino sono 11 anni che aspetto, Torino per dire, che aspetto le autorizzazioni e non riesco ad aprirle. Quindi è una competizione, va bene i soldi, va bene, però è una competizione improba, così, una competizione, non competiamo nei fatti, se non eliminiamo certi anelli della burocrazia. Adesso noi abbiamo una magnifica opportunità, io lo ritengo veramente una magnifica opportunità. Il bonus, eco bonus e sisma bonus al 110%. Prima. Quello ritengo un'opportunità per rimettere in moto un mondo che poi è stato storicamente il driver dell'economia nazionale, che è quello dell'edilizia. Un'edilizia chiaramente diversa rispetto a quel passato, anzi serve proprio per non invadere ulteriormente il territorio, per abbassare l'invasione del territorio. Chiaramente dobbiamo aspettare i decreti attuativi. Chiaramente però io dico, i comuni, le regioni, siccome questi impegni durano 1 anno e mezzo, 18 mesi, in 18 mesi, se la burocrazia dovesse essere quella attuale, per avere le licenze, per avere le autorizzazioni, probabilmente andiamo fuori termine, ma fuori termine perché? Perché la colpa è nostra, non perché di nessun altro. Forse qualcuno già si dovrebbe sedere e cominciare a riflettere sui percorsi di questo. Grazie. Professor Rizza. Ho detto, ho sentito con vivo piacere, non potrebbe essere diversamente, della eccezionalità del momento. Ora, il problema della liquidità esiste, ma non solo, ci sono anche i provvedimenti presi per grosse quantità di liquidità, i tempi sono quelli che sono. Allora, io sono pessimista, sia chiaro, non è a dire che dall'oggi al domani la faccenda si risolve. Una cosa un profilo di blando ottimismo si può avere solo se la eccezionalità dell'evento, non solo nostrano, ma essendo la pandemia, riguarda tutto il mondo, può indurre a riflettere e a decidere, ma non so se l'organismo politico allo stato attuale sia nella condizione di farlo al di là delle parole, la eccezionalità di quello che sta accadendo dovrebbe cominciare a smuovere qualche cosa.
Ma perché la burocrazia? Per il semplice fatto che lo Stato non si fida del cittadino. Ora, se questa barriera si potesse scalfire, non dico eliminare perché è difficile, ma si potesse scalfire, forse il coronavirus avrebbe lasciato un effetto positivo, invisibile. A proposito di burocrazia, io ricordo quando all'università facevamo delle ricerche, avevamo un finanziamento di cui godere, non riuscimmo a ottenere una rata di finanziamento perché nessuno della regione voleva mettere la firma. Dice: guardate, se firmo io, vado io in galera se bisogna andarci. Ognuno aveva paura che la propria firma lo avrebbe direttamente condotto non da casa sua, ma a San Donato. Alle carceri. San Donato. Invochiamo la benedizione del santo. Allora, questo è il problema della liquidità. E noi possiamo dire in Germania, in Francia, tutto il mondo si fa diversamente, ma lo credo bene. Probabilmente lo Stato, gli Stati hanno minore resistenze nei confronti dei propri cittadini. Controlli, 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 controlli. Allora non c'è la fiducia. E allora cosa andiamo trovando? Ecco da dove nasce, diciamo così, questo ottimismo che ritengo non abbia le radici, invece, e questo mio pessimismo che non abbia le radici, però un minimo di ottimismo può venire fuori dal fatto che questa dannazione possa finalmente scuotere qualche coscienza. E forse la coscienza potrebbe essere scossa dalla rivoluzione, dalla rivolta popolare, che tanta gente non sa come fare a mangiare. Le Caritas stanno sviluppandosi a non finire, la raccolta dei carrelli, no? A favore di chi ne ha bisogno, prosperano a non finire. E qui ancora si diamo i soldi, ma a chi? Giustamente diceva il dottore, a chi? Quando? Dove? Quando? Come? Uno, se ha la fiducia, ebbene, se non ha la fiducia andremo avanti sempre così. Però non siamo i soli, torno a ripetere, a proposito del turismo, c'è un legame che unifica non solo l'Europa, ma tutto il mondo, perché dall'Italia ci vengono da tutto il mondo, e se a Napoli stanno attivandosi per proporre con fermezza, con decisione che le cose stanno andando bene, ci sono gli interventi eccetera, il virus non ce l'abbiamo solo noi, ce l'hanno pure gli altri, e noi dobbiamo dare dimostrazione che la validità delle scelte ha espresso la sua efficacia, e gli imprenditori illuminati si devono dare da fare, non da soli, da solo si fa ben poco, assieme, unendosi, questa può essere un'occasione per unirsi. Unirsi a livello europeo, hanno inventato anni e anni fa uno strumento per connettere a livello europeo, il famoso GEIE, tutti gli imprenditori. Tutte le settimane io ripeto una parola: non va più bene piccolo e bello, ma va grande e bello. Perché grande e bello significa che molte aziende in filiera hanno un ufficio ricerche, hanno, e quindi riescono insieme a fare filiera e quindi a essere competitive. Abbiamo 6 minuti, perché avete parlato, non so se ve ne siete accorti, oltre un'ora, pertanto io riprenderei con De Marinis, al quale voglio fare una domanda così, un po' umanistica. Sei ottimista o pessimista? Ma io credo fermamente ottimista, perché vedete, la storia va ristudiata. Noi siamo l'Italia, noi siamo una civiltà. L'Abruzzo è stata la fondante dell'impero di Roma. Non dimenticate che le tribù vestine, ma non solo fu fondante dell'impero di Roma, ma soggiogò Roma alle forche caudine, cioè soggiogò Roma all'ordine, alla regola. Venivano queste determinatezze imprescindibili dal rapporto tra mare e montagna, dove non ci si può sbagliare a seminare, non ci si può sbagliare a fare nulla, perché il clima è terribile. Quindi, voglio dire, l'Abruzzo ha espresso nei secoli una sua civiltà. Nel regno delle due Sicilie era uno dei fronti di diamante
dell'economia del regno. Quindi questo non lo dobbiamo dimenticare. Le grandi scuole fatte dai principi Caracciolo, come Villa Santa Maria, nel tessile in tanti settori, hanno fatto nascere comparti ancora oggi, la Brioni, grandi sarti, cioè l'eleganza mondiale, voglio dire, Caraceni è nato tra Ortona e ancora incontrai Caraceni tempo fa, lui ha un appartamento a Pescara e lui mi dice: io dannunzianamente torno alla fanciullezza. Quindi noi siamo abruzzesi, io sono abruzzese e siamo gente forte e quindi noi ce la faremo. Quindi io sono ottimista. Ecco, il discorso è che chiaramente il paese ce la deve fare. Quindi il paese ce la deve fare, il paese ce la farà, perché grazie a Dio, come dicevi tu direttore giustamente, il modello della filiera, i nostri distretti sono un esempio mondiale, attenzione perché i nostri distretti sono le nostre multinazionali che mietono successi, c'è il centro diciamo della Stella, io fui uno dei primi, adesso non mi voglio dilungare, il centro acquisisce materia prima per tutti quanti, ogni braccio della Stella diciamo di competizione iper specializzata in una funzione, quindi riesce ad ottimizzare qualsiasi livello di crisi o di flessione, quindi insomma noi siamo antiche civiltà che si sanno difendere. Io sono molto positivo, certo c'è da invitare chi governa ad una maggiore attenzione. Il problema della burocrazia non è, cioè, come dire, il problema nostro non è tanto il fatto che lo Stato non si fida del cittadino, il cittadino non si fida innanzitutto dello Stato perché sono sempre stati spesso stati di occupazione. E poi ecco, c'è da dire che basta solo, come dire, attuare le cose, farle. Sono convinto che troveremo una via d'uscita senza conflitti. Grazie Fabrizio. Correli, velocemente perché siamo sì, proprio in chiusura. Io ritengo che quello del sistema che tu hai citato alla fine, Renzo, ti do del tuo, insegniamo la tua una vita, grazie, e che hai citato alla fine, quella è la chiave di lettura, la capacità di fare sistema. Però io dialogo pure per come fatto istituzionale molto con la Confindustria, noi e la Confindustria siamo pronti a farlo. Chi lo deve fare? Chi lo deve favorire questa attività di sistema? L'attività di sistema deve favorire la classe dirigente della politica, facendo riferimento prima di tutto alla regione. Certo, qualche apertura diversa lo dobbiamo maturare pure noi come imprenditori, come manager, a pensare non in termini isolati delle cose, ma a pensare in termini allargati. Pure perché io sono convinto che i danni ci sono stati, però quello che diceva il professor Lizza e che diceva il dottor De Marinis, pure il dottor De Marinis, diceva, è perfetto, questo è un momento delle riflessioni, delle grandi riflessioni per vedere che cosa cambiare, perché se non si cambia il prezzo che pagheremo è ancora tutto da definire fino ad andare a toccare i gangli della coesione sociale dello Stato, perché 10 milioni di poveri, che è il numero di cui si parla ogni tanto, è qualcosa che non ci possiamo permettere. Grazie. Professor Lizza, una chiusura da un minuto. Sì, bene, io sono ottimista per gli imprenditori illuminati, però sarebbe opportuno che si diffondesse tra gli imprenditori la cultura imprenditoriale, perché talora l'imprenditore viene su spontaneamente, primitivamente, senza la necessaria cultura imprenditoriale, che ha delle implicazioni culturali, intellettuali, morali, sociali, a non finire. Mentre sono invece parzialmente pessimista per ciò che riguarda la capacità di svegliarsi dello Stato e dei suoi organi che ci governano. Non so se De Marinis è ancora in linea. Sì, sì, sono qui, sono qui. No, lo facevo soltanto perché volevo salutarti. Salutarti. Beh, io ti ringrazio. E ringraziarti della tua partecipazione. Da Siena hai dovuto lasciare altri impegni per essere qui con noi. Grazie e felice sera a te. A voi tutti, buona serata e grazie, è stato molto interessante, bello, stimolante e ce la faremo. Ce la faremo, io resto a casa. Grazie. Ringraziamo il dottor Correli, ringraziamo il professor Lizza, ringraziamo i telespettatori che hanno avuto
la bontà di seguirci fin qui. Felice sera a tutti, arrivederci.